Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi racconto della mia deludente esperienza con Fitbit Versa 4. Il motivo principale che mi ha portato a voler provare il nuovo Fitbit Versa 4 riguarda l'ottima esperienza avuta con il suo predecessore Versa 3, smartwatch che ho recensito sul canale e che ho particolarmente apprezzato perché racchiudeva una serie di caratteristiche per me chiave in un prodotto dal design minimale, dal prezzo contenuto e con ottima autonomia. Più in particolare del vecchio modello Versa 3, oltre alla possibilità di rispondere a notifiche e chiamate, cose che si possono fare anche su Versa 4, ho apprezzato la presenza delle app di Spotify e di Deezer e la possibilità di sfruttare l'assistente Google, funzioni che sono venute meno sul nuovo modello, che quindi rispetto al suo predecessore non può né beneficiare di app di terze parti di alcun tipo e non può nemmeno sfruttare l'assistente Google, costringendoci quindi ad utilizzare Alexa, laddove il modello precedente permetteva di scegliere quale assistente utilizzare o di sfruttarli entrambi. Mancanza di Google Assistant che risulta un vero e proprio paradosso per un prodotto di un'azienda di proprietà di Google e che integrava tale funzione nel modello precedente. Qualcuno di voi starà giustamente pensando perché non mi sono rassegnato nell'utilizzare Alexa, domanda alla quale rispondo dicendo che non voglio proprio gestire promemoria e quant'altro con più assistenti. E che soprattutto non voglio ricreare tutte le skills di gestione della domotica per Alexa quando già ho configurato il tutto con l'app di Google Home. L'altra mancanza per me importante è quella dell'app di Spotify, che su Versa 3 altro non era che un telecomando per gestire la musica e riproduzione sul telefono. Nulla di avanzato, ma comunque qualcosa di comodo. Mentre trovo pesi ancora di più la perdita dell'app di Deezer, che consente ai possessori di Versa 3 di scaricare delle playlist direttamente sull'orologio e renderlo così indipendente dal telefono per la musica durante corse e passeggiate. In poche parole, trovo davvero assurdo che su Versa 4 manchino delle funzioni così importanti presenti invece sul Versa 3. Mentre passando alle migliorie, vi dico che hanno sostituito il tasto Force Touch con uno fisico, che la stabilità del Bluetooth è migliorata e che adesso quando si risponde ad una chiamata il volume non parte più sempre da metà come su Versa 3. Cosa che ci costringeva ad alzarlo manualmente ad ogni telefonata. Altre migliorie riguardano l'introduzione dell'app Google Wallet alias Google Pay al posto del poco diffuso Fitbit Pay e dell'app ufficiale di Google Maps, che tuttavia dipende dallo smartphone e mostra solo le indicazioni e non una mappa. Detto ciò, non ho molto altro da aggiungere visto che l'autonomia di circa una settimana e l'interfaccia e le funzioni dedicate a sport, sonno e salute sono rimaste praticamente invariate rispetto a Versa 3. Recensione del vecchio modello alla quale vi rimando se siete curiosi di scoprire cosa offre il Versa 4 in questi ambiti. Fitbit Versa 4, dopo ben 9 mesi di commercializzazione, è reperibile per un prezzo medio di 180 euro. Cifra più alta rispetto a quanto richiesto per Versa 3 dopo gli stessi mesi di commercializzazione. Maggior prezzo che personalmente non giustifico alla luce di un'innovazione del tutto assente, qualche piccola miglioria e diverse funzioni perse. Consiglio questo prodotto a chi desidera uno smartwatch leggero, che permetta di rispondere a notifiche e chiamate, dotato dell'assistente vocale Alexa e che permetta di effettuare pagamenti con Google Wallet. Il tutto senza rinunciare ad un'autonomia di circa una settimana. Mentre continuo a consigliare il Versa 3 a chi come me preferisce avere Google Assistant e qualche funzione in più dedicata alla musica sempre al polso. Tra l'altro spendendo meno rispetto al nuovo modello e con una parte smart di sport e di salute che sono rimaste praticamente inalterate. Detto ciò, spero che questo mio breve racconto di Fitbit Versa 4 con annesso confronto con Versa 3 possa tornare utile a qualcuno di voi. E vi ricordo come sempre che in descrizione al video vi lascio il link per acquistare i protagonisti del video odierno e per supportare al contempo il canale. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.